buongiorno. Allora, entro subito nell'argomento, visto che i tempi questa mattina sono un po' stretti. E, quando Giacomo mi ha chiesto di... Il buffet non scappa, abbiate pazienza. Il buffet sarà anche una sorpresa. Una sorpresa. Qualità adeguata all'uditorio, quindi pazientate. Quando Giacomo mi ha chiesto di parlare di questo tema del cambiamento, mi sono subito domandato, ma cambiamento da che punto di vista? Perché oggi tutti parlano di cambiamento, bisogna cambiare, eccetera. Però molto spesso il cambiamento, si fa del cambiamento, ma non è sempre quello che serve nelle aziende, nelle associazioni. Da 40 anni seguo le associazioni, il sistema confartigianato in particolare, con un piede dentro e un piede fuori, e questo mi ha, come dire, consentito di vedere le cose buone, positive, ma anche quegli aspetti che potrebbero essere migliorati proprio per portare avanti questa sfida che da oggi in qualche modo per il sistema categorie e confartigianato vendo sta proponendo. Allora, il ragionamento che vorrei fare con voi è questo: il cambiamento inteso in questo senso, come può un'organizzazione di rappresentanza favorire il cambiamento nelle aziende? Okay? Quindi, come può strutturarsi, organizzarsi, mettere in campo delle iniziative per favorire il cambiamento nelle imprese? La grande impresa il cambiamento sa gestirlo, ne siamo tutti consapevoli perché ha mezzi, strumenti. La piccola impresa ha bisogno che le associazioni di rappresentanza diano questa mano, questo supporto a capire che cosa sta cambiando, come sta cambiando. E soprattutto in questo cambiamento come la componente umana della persona sia fondamentale. Non basta strutturare, progettare il cambiamento perché questo poi va avanti. E purtroppo questa è una illusione che molto spesso noi abbiamo. Allora, ho cominciato a riflettere su questo aspetto. Vorrei partire da questa frase di Winston Churchill, no? Che diceva: non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Può sembrare un'ovvietà, ma la domanda che faccio: quante volte nelle associazioni abbiamo cambiato le cose, ma non sono servite a migliorare? No? Molto spesso c'è la buona volontà, l'intenzione di cambiare, ma se non utilizziamo una modalità corretta il rischio è che il cambiamento non produca gli effetti che vogliamo. E quindi diciamo che quando parliamo di cambiamento è fondamentale capire che il cambiamento che migliora dipende dalla prospettiva dal quale lo immaginiamo e lo pensiamo. Ecco che comincia a incasinarsi i discorsi, ma no, scherzo. Voglio dire che per pensare al cambiamento bisogna prima pensare quali sono, qual è il punto di vista sul cambiamento che noi utilizziamo. Non è una questione filosofica, sapete, è proprio una questione di ragionamento. L'essere umano, non sempre riesce a capire. Negli anni 70 c'è stato un signore che si chiama Herbert Simon che ha vinto il premio Nobel dell'economia. Sapete perché? Perché ha codificato, ha precisato che l'essere umano è un essere a razionalità limitata. Premio Nobel per la scoperta, lo sapevo, no? Eppure, vedete, anche l'economia degli anni 70 ha cominciato a considerare, no, come il cambiamento, che diciamo, non è sempre frutto della ragione, del ragionamento, ma è anche frutto di una componente, come vedremo, emotiva, psicologica. Quindi è necessario, per decidere come cambiare, è prima necessario capire quali occhiali mettersi per vedere la situazione da modificare. Perché il cambiamento non è qualcosa che io penso e attivo, ma il cambiamento lo penso a seconda della prospettiva che io utilizzo. E questo non è banale, perché, ricordo il premio Nobel, l'essere umano è un essere a razionalità limitata. Detto questo, io vorrei partire dal fatto, già citato da chi mi ha preceduto, ma dal fatto che oggi la rivoluzione digitale, noi dobbiamo tenere conto di questo aspetto. La mia impressione è che spesso gli organismi di rappresentanza non abbiano compreso appieno quanto la rivoluzione digitale ci obbliga a modificare il nostro modo di fare il lavoro che facciamo, non solo nelle aziende, ma anche nelle organizzazioni. Perché che la rivoluzione digitale ha amplificato quello che viene definito il contesto di complessità, no? Complessità. E quindi questo contesto di complessità, adesso vedremo cosa intendiamo, no? Perché è un termine che tutti usiamo ma a volte magari non ne comprendiamo fino a fondo il significato. La complessità dinamica in cui noi viviamo e operiamo ci costringe al cambiamento apparente. Testimonianza di prima, no? Le filiere, le non filiere, tutti questi aspetti ci costringono a convivere con il cambiamento. Da qui allora il ragionamento, ma come attrezzarci per questo cambiamento? Come fare a cambiare? Allora, voglio spiegare questo concetto di
complessità dinamica che è differente dal concetto di complicato. Gli organismi di rappresentanza, come le associazioni, sono nati in un'epoca anticomplessità, quando le cose erano complicate. Molto spesso gli organismi di rappresentanza hanno mantenuto il modo di operare nella logica del complicato, ma non hanno sempre saputo entrare nella logica del complesso. Cosa significa complesso? Giusto per fare un esempio. Qui vi ho portato due immagini. Allora, il complicato l'ho paragonato metaforicamente al puzzle. Qual è la caratteristica del puzzle? Che è un casino, passatemi sto termine, 5.000, 10.000 pezzi, ma quando ho trovato i due pezzi che si incastrano, ho risolto il problema e posso andare avanti. Una volta lavorare e operare significava trovare i pezzi, mettere insieme le cose e andavano avanti, arrivavo al risultato, arrivavo a vendere, arrivavo a soddisfare le aziende, eccetera. Con la rivoluzione digitale noi siamo entrati nell'epoca del complesso. Qual è la logica della complessità con cui le organizzazioni, non solo le aziende, devono necessariamente fare i conti? L'ho paragonata alla metafora degli scacchi. Qual è la caratteristica del gioco degli scacchi? Non so se qualcuno di voi, immagino di sì, ha giocato o ha visto giocare a scacchi. La logica degli scacchi è questa: ogni volta che faccio una mossa con una pedina, no? Devo rimettere in discussione tutte le relazioni tra le pedine di gioco. Cioè, non c'è mai una mossa certa e sicura, come invece era per il puzzle, una volta incastrato pochi, no? Vado avanti tranquillo. Ecco, oggi operare nella complessità significa tenere conto di questa complessità, passatemi questo termine, che significa che cosa in termini operativi, organizzativi, no? Non solo, ripeto, di azienda, ma anche come di associazione di rappresentanza delle aziende. Significa sostanzialmente tre cose. Operare nella complessità significa tenere conto, primo, e questo lo sappiamo, l'esperienza di tutti, di ogni imprenditore lo vede quotidianamente, operare nella instabilità continua. Tutti dicono mancano le certezze, lo sappiamo. Qual è l'aspetto? Che questa instabilità, mentre una volta diciamo era caratterizzata da un cambiamento tranquillo, lineare, no? Progressivo, oggi è una instabilità caratterizzata dal cambiamento cosiddetto catastrofico. In che senso catastrofico? Il cambiamento avviene per rottura improvvisa. Arriva un provvedimento nuovo, ci cambia tutte le carte del gioco, no? E quindi dobbiamo tenere conto di questo cambiamento improvviso. Secondo, l'imprevedibilità. Oggi sfido qualsiasi imprenditore a fare una previsione a 2 anni. È impossibile fare una previsione a 2 anni. E quindi siamo costretti molto spesso a, diciamo, non poter prevedere. La terza dimensione è l'impossibilità del controllo. L'illusione del controllo dei manager sta tramontando drasticamente. Nessuno ha più la possibilità di controllare niente. Allora, questo aspetto che è oggi, come dire, la normalità, proprio perché la rivoluzione digitale ci ha portato a questo. Che cos'è la rivoluzione digitale se non la possibilità di avere immediatamente milioni di informazioni che una volta non avevamo e che avremmo dovuto recuperare con mesi, anni di ricerca. Oggi le abbiamo immediatamente. Questo significa che il cambiamento diviene costante e quindi è necessario che le organizzazioni si adottino di un modo di funzionare adatto a questo cambiamento costante. Per dirlo in breve, gli organigrammi che una volta ce l'assicuravano, oggi non servono più, esagero un po', ma per dire che se noi ragioniamo ancora nell'ottica del complicato e non del complesso, corriamo il rischio di creare delle organizzazioni che non rispondono, che non stanno al passo con questo cambiamento epocale. Cambiamento epocale qualcuno lo paragona alla rivoluzione che ha fatto Gutenberg, no? Quando ha inventato la stampa a caratteri mobili. La rivoluzione digitale cambia proprio completamente il modo di lavorare. Poi l'intervento sulla tecnologia penso che andrà in questo senso. Quindi, prima considerazione, le organizzazioni, tipo quelle di rappresentanza, nate in un contesto complicato, devono cambiare per adattarsi a un contesto complesso. E questo significa anche come mi organizzo per questo contesto complesso. Però, come dicevamo, per capire come cambiare è necessario assumere un nuovo modo di pensare il cambiamento. Ecco dove entra la componente umana del cambiamento. Un nuovo modo di pensare il cambiamento. E vediamo questo aspetto. Parto da questa citazione di Einstein, scusatemi, la lasciate in inglese ma ve la traduco in veneto: non potremo risolvere i problemi se li valmiamo con gli stessi oggi con cui li abbiamo creati. Dice questa la frase, per dirla, no? Per dirla in maniera molto, molto veneta.
Quindi non possiamo pensare di affrontare i problemi della complessità con gli occhi con cui li abbiamo creati quando vivevamo in un contesto complicato. Non so se è chiaro questo ragionamento. Dobbiamo cambiare prospettiva mentale, no? Allora, tra l'altro Einstein, che ottenerà fisico, è stato un creativo da questo punto di vista, è veramente eccezionale. Allora, noi possiamo pensare a due tipi di cambiamento, ripeto sempre da un punto di vista organizzativo, aziendale. C'è un cambiamento che potremmo chiamare di tipo riparativo e un cambiamento di tipo evolutivo. Se vi faccio una domanda, secondo voi la complessità quali dei due cambiamenti richiede? Analogo, immagino che la gente dirà evolutivo, intuitivo, ma mi spiego per capire meglio questi due concetti. Cosa significa cambiamento di tipo riparativo? Vi ricordate la frase del gatto pardo, cambiamo tutto perché non cambi nulla? La famosa frase del gatto pardo. E questo, non, attenzione, non la cito nel senso di cattiva fede, ma spesso anche in buona fede noi cambiamo, ma poi non cambia nulla, no? Questo perché organizzazioni pensate, creati nell'ottica del complicato, non sempre sono mentalmente attrezzate per cambiare nell'ottica della complessità. Quindi il cambiamento riparativo qual è? È quello che avviene modificando, cambiando le cose all'interno di schemi di riferimento consolidati. Faccio un esempio. Supponiamo che noi facciamo un solitario a carte e la prima volta non ci riesce. Cosa facciamo per risolvere il problema? Mischiamo le carte e proviamo una seconda volta. Il cambiamento riparativo è quello che ci porta a modificare le cose all'interno di un contesto prestabilito. Faccio un esempio con le categorie, visto che oggi qui ci sono i rappresentanti di categorie. Ancora oggi, diciamo, il concetto di categoria è legato al concetto di monoappartenenza, tipico dell'epoca complicata, quando sono nate le categorie, nel dopoguerra, quando diciamo, la Confartigianato, i sistemi di rappresentanza sono nati pensando che l'artigiano, diciamo, è classificabile al di là della legge sull'artigianato perché appartiene a una categoria, il legno, la casa, eccetera. In questi anni che cosa è cambiato? Che noi abbiamo modificato, sì, o per l'osservatore, abbiamo modificato il concetto di categoria, no? L'abbiamo fatto il sistema casa, il sistema moda, ma sempre all'interno di questa logica che vede il concetto di categoria legato al mestiere, diciamo così, che io svolgo. Oggi la complessità sta mettendo in crisi questo sistema, no? Perché la complessità richiede un cambiamento di tipo evolutivo. Che cosa significa cambiamento evolutivo? Cambiare le cornici di riferimento, i paradigmi di riferimento e trovare nuovi elementi. Qui l'ho fatto, no, con questa immagine. Il cambiamento nella logica del complicato deve essere, però c'è anche un altro modo di vedere. Per esempio, questa convention sta cominciando secondo me a introdurre un diverso modo di vedere le categorie. Quando parliamo di mercato, quando parliamo di green economy, eccetera, noi stiamo pensando a un'appartenenza delle categorie artigiane che non è più definita dal mestiere, ma è definita da problemi di tipo diverso. Per esempio, due aziende che esportano, uno nel settore del legno e l'altro nel settore della meccanica, sono molto più simili tra di loro che non due aziende del settore meccanico di cui una esporta l'altra no. Questa è un'altra categoria, vedete, mentale con cui io posso pensare all'organizzazione. Per esempio, aziende che hanno dipendenti di categorie merceologiche diverse hanno problematiche simili, no? Diverse dalle categorie appartenenti alla stessa categoria tradizionale, per cui una dipendente e l'altra no. Quindi, che cosa, qual è il ragionamento? Che è importante oggi cominciare a pensare anche al concetto di aggregazione da prospettive diverse. Cioè, da pensare da una monoappartenenza a una pluriappartenenza. Questa è la sfida che si traduce poi in termini organizzativi. Il concetto di categoria, guardate, è vecchio di 2500 anni. Sapete chi l'ha inventato? Aristotele. Aristotele è stato il primo a classificare il mondo in categorie. Oggi la rivoluzione digitale, la complessità, sta mettendo in crisi questo concetto di categoria come unicità di appartenenza, no? Pensate anche nel campo del sesso. Una volta c'era gli uomini e le donne. Oggi è un casino. Piaccio o no? Piaccio o no? La complessità ci mette davanti anche a questa dimensione.
diversità. Allora è chiaro che io devo, non nel sesso, ma nell'organizzazione devo tener conto di questa diversità, no? Dicevo, ci sono più somiglianze, come dicevo prima, tra imprese che esportano che non tra imprese della stessa categoria di appartenenza. E questa è, guardate, una grossa sfida, perché potrebbe voler dire pensare a organizzazioni a geometria variabile, cioè tutto lì, non come risposta, ma come riflessione. Quindi questa è la logica oggi del cambiamento. Qual è il problema che vedo, la situazione problematica? Che spesso le organizzazioni di rappresentanza, quindi metto dentro tutte, il sindacato compreso, che hanno il sindacato dei lavoratori, che anzi forse da questo punto di vista è ancora più rigido, no? Prima, le organizzazioni nate prima delle pubblicità, negli ultimi decenni, sono cambiate con un approccio prevalentemente riparativo che le ha rese reattive piuttosto che proattive rispetto al cambiamento. Se voi osservate la storia delle associazioni, no? della Confartigianato, non solo della Confartigianato, negli ultimi 30 anni, come si sono sviluppate? Ho messo lì dei cerotti. Potremmo dire, usando l'altro termine, per tacconi, le toppe. In che senso? Che mano a mano che cambiava la situazione, cambiavano le leggi, le norme, le associazioni inventavano un nuovo servizio, una nuova attività, ma secondo la logica della toppa, non secondo la logica del ripensiamo il senso del nostro essere organizzazione di rappresentanza. Cioè, è mancato in questi anni probabilmente una visione più di tipo complessivo, ma abbiamo, come dire, messo in campo dei cambiamenti che hanno sì migliorato, ma parzialmente, e sempre però all'interno della logica organizzativa ante complessità. Quindi questo, per esempio, è un'altra cosa su cui riflettere, no? Come il cambiamento possa in qualche misura essere ripensato anche in termini generali. Guardate che una delle cose fondamentali per cambiare è quella di farsi accompagnare dal dubbio sistematico. Il dubbio sistematico deve essere la linea in cui ogni imprenditore, anche ogni organizzazione, costantemente rimette in discussione le proprie certezze. E qui c'è la difficoltà del cambiamento che comporta, diciamo, la componente psicologica del cambiamento. E veniamo appunto a questo aspetto. Anche qui noi possiamo pensare che i motori del cambiamento, ciò che ci porta a cambiare, possono essere sostanzialmente due. Noi cambiamo o per necessità o per desiderio. E questo un po' entro nel tema che Francesco Giacomini mi ha insegnato. Nel senso, cosa significa cambiare per necessità? Il cambiamento per necessità è quasi sempre un cambiamento di tipo riparativo, cioè tende a rimescolare le carte per accomodare le situazioni. Oggi quello che serve è un cambiamento per desiderio, perché, come vedremo, è il cambiamento per desiderio che mi consente una evoluzione. Ho cercato di mettere insieme questi due molli al cambiamento, che come imprenditori, ma anche come responsabili di categorie, no? di organizzazioni di rappresentanza, noi possiamo generare. Qual è la differenza nel cambiare per necessità, come spesso molte aziende sono portate a fare, e nel cambiare per desiderio, come invece, e questo mi auguro, le organizzazioni dovrebbero in qualche modo stimolare? Il cambiamento per necessità spinge, cioè mi spinge a cambiare, mi obbliga in qualche maniera, mentre il desiderio attiva. Desiderare un cambiamento significa avere qualcosa che mi prende. Ancora, il cambiamento per necessità è sempre legato a una fuga da una situazione di malessere. Guardate che quando noi cambiamo per evitare un malessere, il cambiamento si traduce in un cambiamento di durata limitata. Faccio il minimo indispensabile per sopravvivere. Mi accontento dei primi successi, mi accontento dei primi risultati. Non solo, ma in questa circostanza, se io presento il cambiamento come necessità, il problema qual è? Che gli ostacoli vengono sempre molto accentuati. Quando voi, per esempio, se avete dei collaboratori, proponete un cambiamento in azienda, no, dobbiamo cambiare, se no siamo fuori mercato, state sicuri che molto spesso la reazione umana sarà ma bisogna proprio cambiare, ma cosa attiva, eccetera. Tende, come dire, a amplificare come dire, l'impossibilità di cambiare. Il cambiamento per desiderio, che è quello più consono, diciamo, al cambiamento evolutivo, dicevano, è quello che cerca il benessere. Io non cambio perché sennò muoio, ma cambio perché voglio andare a star meglio. Quindi questa tensione ideale del cambiamento per desiderio. Ha un altro vantaggio, che ha una durata più lunga, dura più nel tempo, tiene di più, anche quando
introduco un cambiamento in azienda, se io lo introduco come sfida, quindi qualche cosa da desiderare, la gente è più portata a seguirmi, no? E a trovare le opportunità di cambiare. Se lo presento come necessità, è la prima difficoltà tra di noi. Quindi si accontenta di questo senso di stampa di sono ridimensionati. Vado velocemente. Allora, una cosa importante è come produrre il cambiamento per desiderio, e questo sì, secondo me, essendo una platea di responsabili, quindi di categorie importanti sottolineare. Ricordiamo che il cambiamento per desiderio è l'80% di leadership che trascina, ispira, motiva, e solo il 20% di ingegnerizzazione, di budgetizzazione. Ma questo vale anche in azienda, è inutile che faccio un piano nuovo di riorganizzazione se non guido, se non ispiro, se non motivo le persone a cambiare, qualsiasi tentativo fallisce miseramente. Purtroppo, se vediamo assolutamente in molti tentativi di cambiamento, tale percentuale è invertita. Si pensa che basti progettare un cambiamento, ma se non intervengo nel desiderio, nella spinta, nell'energia, il cambiamento non avviene. E qui è il compito di chi guida le categorie, no? Nel senso di trasformarsi da presidente in leader, no? che guida questo cambiamento, è una sfida non da poco, sapete. Quindi dobbiamo diventare eretici nel modo di pensare e soprattutto fare le proposte di cambiamento come sfida. Qui ho messo questo connubio tra Topolino e Che Guevara, no? Un'ibridazione, no? Per dare l'idea di vincere, no? Vincere, diventare eretici. Mettere in discussione i paradigmi e le condizioni più consolidate. Dicevamo prima, il cambiamento si nutre del dubbio sistematico. Mai essere contenti di essere arrivati. Nel momento in cui sono arrivato, corro il rischio di morire per inerzia. Detto questo, allora, quali paradigmi considerare per cambiare? Qui ritorno per chiudere, no, alla dimensione associativa. Il paradigma delle categorie, ha ancora senso questo? Il concetto di categoria come pluri appartenenza può essere una strada. Il concetto del territorio, abbiamo ancora le province, no? Ma domando, lo Stato sta volendo le province? Anche qui ci interrogheremo da un punto di vista del territorio, delle aggregazioni, eccetera. Il punto di vista dei servizi, sapete che gli ultimi studi indicano che tra circa al massimo 10 anni i commercialisti, i consulenti del lavoro spariranno. È così. E noi ci interroghiamo ancora come utilizzare i servizi delle paghe. Lo lancio lì come sfida, capite? Cosa impedisce a me, imprenditore, quando ricevo una fattura col mio smartphone, fotografarla e mandarla direttamente a un centro di elaborazione che mi rimanda in tempo reale la contabilità già pronta? E noi abbiamo ancora gli uffici nel territorio dove io devo andare con le paghe. Le dico come provocazione, se volete. Ma se un'associazione non si rende conto di quello che sta cambiando, il rischio è che cambiamo le cose senza migliorarle, non so se il ragionamento è chiaro. Per dire come sta cambiando, come la tecnologia sta cambiando, un'altra ipotesi è che anche nel campo della medicina, sapete quali sono i primi medici, la prima specializzazione medica che sparirà? I radiologi. Perché ormai con le tecnologie, un qualsiasi tecnologia che immagazzina milioni di informazioni, una volta che vede la lastra, mi sa dire c'è la diagnosi, e quindi il radiologo, no, che è una professione abilissima perché liga turni di notte, liga urgenze, sparirà. Allora anche noi interroghiamoci, no, anche i servizi tradizionali, come pensarli, no? Stiamo ancora, immagino, ragionando di unificare, no, chi fa le paghe in un centrale unico, ma siamo già, lo dico, ripeto, come provocazione, la rappresentanza, l'identità, chi vogliamo rappresentare? Oggi il termine artigianato non ha più senso, passatemi questa, perché ha dentro talmente tante cose diverse che uno su che cosa si identifica. E ricordate che l'appartenenza è il collante di un'organizzazione. Se non lavorate sul senso di appartenenza, cosa che si è dimenticata purtroppo in questi ultimi decenni, un'organizzazione a legame debole come le vostre non stanno in piedi. L'appartenenza è quando do, non quando ricevo. Se vizio troppo l'associato dando cose a pochi soldi, non creo senso di appartenenza. È un altro punto di domanda, è un altro, ripeto, non è una, come dire, una risposta, è un punto di domanda che pongo io alla vostra attenzione come responsabile. Quindi, per chiudere, visto che ho già sforato, io mi sentirei di chiudere con questa come dire, proposta di Italo Calvino, che non è studioso di economia, non è studioso di psicologia, non è studioso di management. Italo Calvino è stato forse uno dei più grandi letterati contemporanei, che alla fine degli anni 80, a metà degli anni 80, proprio pensando al millennio futuro, nel quale noi siamo già dentro, faceva cinque proposte
per il prossimo millennio, che secondo me si sposano in maniera, come dire, ideale a quelle che sono gli organismi di rappresentanza. Leggerezza, come dire, perché pensare a tante sedi del territorio? Perché non pensare a una persona che dotata di tablet va nelle aziende che risolve i problemi? Adesso, ripeto, esagero, ma è per dare delle indicazioni, no? Invece di comprare sedi, eccetera, questo non è importante. Rapidità. Rapidità significa che io voglio avere la contabilità aggiornata in tempo reale, non aspettare 3 settimane che tu mi restituisca, quindi la rapidità di un'organizzazione nel dare risposte. Visibilità, la visibilità ha a che fare con il suo impatto sociale, economico, quanto un'organizzazione lavora alla sua visibilità o invece. Esattezza, no, fare solo le cose che servono, niente, privarsi delle cose ridondanti. Oggi il rischio è che le associazioni facciano tante cose ma che perdano alcune di queste cose il senso con la mission reale, no? Molteplicità, quindi fare le cose che servono alle aziende e la concretezza. Magari meno riunioni, oppure riunioni fatte magari in maniera diversa ma che producano risultati. Ecco, io chiudo con questo, come dire, invito per questi lavori. Per il 2020, visto che è la sfida, no? Riasfaltiamo la vecchia strada o proviamo a tracciare qualcuna di nuova? Grazie.